Buona giornata amici di Isida TV, sono Simone Piscopello dell'Agenda degli Insegnanti di Venezia e mi trovo assieme a Michela Malusa, rappresentante del Comitato per l'inserimento in GAE dei Diplomati Magistrali ANTE 2002. Ciao Michela, in quest'ultimo periodo abbiamo sentito spesso parlare di voi. Voi chiedete di entrare in GAE seppure in possesso di un solo diploma di maturità. Per quale motivo? Perché il diploma di maturità magistrale conseguito prima del 2002 è titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia. Quindi, alla luce di quello che è successo in questi mesi, vuoi spiegarci perché i diplomati magistrali hanno diritto di entrare nella graduatoria di esaurimento e quindi di conseguenza ad essere assunti? Perché il Consiglio di Stato ha finalmente stabilito che noi diplomati magistrali avremmo dovuto da sempre essere inseriti nelle graduatorie per l'accesso al ruolo, cioè per l'assunzione a tempo indeterminato nella scuola statale, in virtù proprio del valore abilitante del nostro titolo. Quindi voi non eravate iscritti nelle graduatorie permanenti? No, non abbiamo mai potuto iscriverci nelle graduatorie permanenti perché nel 1999 il MIUR, con eccesso di potere, come sancito dalle stesse sentenze del Consiglio di Stato, ci ha costretti ad iscriverci alla terza fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai non abilitati, da cui le scuole attingono per le supplenze brevi. E in questi anni in cui non ci sono stati concorsi, come sono state fatte le assunzioni in ruolo? E questo è uno degli aspetti più gravi della vicenda. In questi anni infatti le assunzioni in ruolo sono state effettuate attingendo dalle graduatorie permanenti poi ad esaurimento, negandoci un legittimo diritto per 15 anni. Ma se è stato stabilito dal Consiglio di Stato che i diplomati magistrali ante 2002 hanno titolo abilitante per l'inserimento in GAE, perché solo alcuni di voi sono stati assunti in ruolo? Perché per una decisione del MIUR solo quelli che fra noi hanno avuto sentenza positiva o ottenuto la riserva cautelare sono potuti entrare in GAE. Con questo criterio sono state assunte persone con il solo titolo e senza esperienza, e invece esclusi docenti con anni di servizio. Tutto questo è letteralmente assurdo, privo di logica e del minimo buonsenso. Abbiamo tutti lo stesso diritto, ma siamo stati trattati con disparità di diritto. Ma è vero quindi che anche con sentenze positive alcuni di voi non hanno potuto partecipare all'assunzione in ruolo, sebbene inseriti in GAE, prima dell'entrata in vigore della legge 107? Sì, è vero anche questo perché non c'è una decisione unanime nemmeno da parte degli UST, che in alcune città ottemperano le sentenze e in altre no, creando ulteriori disparità di trattamento e disagi durante le nomine. Cosa chiedi allora, Michela, al MIUR in nome dei diplomati magistrali ANTE 2002? Al MIUR chiediamo rispetto della legalità e dei diritti costituzionali, l'immediato inserimento in GAE di tutti gli aventi diritto e che vengano rifatte tutte le procedure di missione in ruolo e i contratti annuali, sin dall'anno scolastico in corso, in base ai titoli e ai punteggi acquisiti, perché crediamo di aver aspettato abbastanza per vedere riconosciuto il diritto di tutti i magistrali ANTE 2002. Grazie Michela, buonasera. Da Venezia è tutto, Simone Piscopello per Gilda TV, a voi studio.